Ciao ragazzi, un saluto da Gabriele. Oggi partiamo alla grande, da Stefano. Era così, cazzo, partire, non ero pronto. Era per cambiare il saluto. Ciao ragazzi, un saluto da Gabriele. Un saluto da Stefano. E oggi facciamo il secondo appuntamento dei Funko Pop che vorremmo. Esatto, ma non esistono, perché è un appuntamento che devo dire mi piace tantissimo e non vedevo l'ora di registrare questa puntata. No, è divertente, difficile, più andremo avanti, più sarà sempre più difficile, perché comunque ma si esauriranno prima o poi, quindi guarda, più passa il tempo e più personaggi, per quanto mi riguarda, ne sto scoprendo appunto che potrebbero essere. Sì? Sì, perché oggi non avevo l'imbarazzo della scelta. Te no? Io ho fatto fatica oggi. Perché siccome non sappiamo quale personaggi, ad esempio, Gabriele ha scelto e io... È una sorpresa. L'italiano oggi l'ho lasciato a casa. Fa niente. Quali personaggi abbiamo scelto sarà una sorpresa anche per noi scoprire appunto i quali gusti dell'altro, i sogni dell'altro. Chi comincia, tu? Comincio io? Vai. Va bene, il mio primo personaggio, che non è in ordine appunto di preferenza, ma è solo il primo che vi dico, è appunto quello dei Lego. Mi piacerebbe un Funko Pop a forma di Lego, con il testone rotondo e il bozzolo. Il bozzolo in testa per incastrarci il cappellino o la parrucca. Che figata. Mi piacerebbe. Bello, bello, anche giallo, perché poi bello. Sarebbe adattabile con magari dei componenti che la Funko potrebbe con produrre. Le manine. No, sarebbe bello veramente. Ottima, perché idea. Tutti più o meno hanno giocato con i Lego, credo, quindi. Ottima idea, complimenti, questa partita. Grazie, 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 grazie. Per quanto mi riguarda, il personaggio che ho scelto è Paperone. Paperone perché da piccolo leggevo Topolino, non che lo legga ancora adesso, ma mi ha accompagnato diciamo fino ai 12-13 anni. Anch'io non gioco più con i Lego, giusto per sottolinearlo. E fino a quando non ho poi scoperto altri tipi di letture, e non indagherei quali. E comunque Topolino mi accompagnava e uno dei miei personaggi preferiti era appunto Paperone, che la Funko non ha ancora prodotto. Ti piacciono i ricconi, insomma? No, pensavo ricchioni, scusa. Sono stati prodotti Topolino, Topolina, Paperino, Pippo, ma non Paperone. E neanche qui qua qua. No. Fai gli spoiler per il prossimo. No, non lo so, mi è venuto in mente adesso. Quindi Paperone, questa qua era la mia prima scelta. Ok, la mia seconda scelta invece siamo nell'ambito italiano, nell'ambito della musica precisamente, e io voto il pupazzetto che vorrei di Ligabue, perché mi piace la sua musica e mi ha accompagnato e mi accompagna ancora adesso con le sue canzoni, quindi il pupazzetto del Liga mi piacerebbe. Pensa che il primo concerto che ho visto di Ligabue nel 92 tu eri appena nato. No, andavo all'asilo, però praticamente. Però mi piacerebbe proprio la chitarra. Qual è la tua canzone preferita di Ligabue? Ma non c'è una canzone preferita, dipende dallo stato d'animo. Dallo stato d'animo. Sì. Quindi Funko, se ci stai ascoltando, prendi nota, scrivi e comincia a segnare quelli che potrebbero essere i tuoi prossimi prodotti. Questa invece è una coppia di personaggi, quindi un double pack, e penso che possa far contenti tantissimi appassionati di cinematografia e di Funko. Sto parlando di Bud Spencer e Terence Hill. Ah, bello, è vero, bello. Ho pensato a questa coppia di personaggi perché sono transgenerazionali e quindi dal nipote al nonno hanno guardato e guardano ancora questi film, e ogni volta che appunto li passano in televisione fanno di quei picchi d'ascolto incredibili. Terence Hill però ovviamente non in versione Don Matteo. No, nei primi film, tipo quando mangiavano fagioli nella pentola direttamente. Questo double pack di Bud Spencer e Terence Hill, doppio pollice alto. Molto bello, bravo, bravo, bravo. Grazie, grazie. Il mio prossimo invece è un giocattolo con cui giocavo da bambino all'asilo più o meno, quegli anni lì, e sto parlando degli Sbullonati. Ti ricordi? No, tu eri già grande, andavi alle superiori. Mi ricordo qualcosa il nome, ma non ho presente il gioco. Sbullonati sono in sostanza dei personaggi come i manichini dei Crash Test, appunto, solo che erano appunto in versione giocattolo, e quindi lanciavi la macchinina contro il muro e questi si sbrindellavano. E ce l'ho ancora e l'ho dimenticato a casa, peccato. Volevo farmelo vedere. Ma come erano vestiti? Avevano su... Quello che ho io ha una tuta viola, non ha più le braccia e le gambe perché chissà dove sono finite, ha un pulsante in mezzo qua e se lo schiacci escono gli occhi, la lingua, le orecchie. Prego. Bravo, bravo. Grazie. Mia terza scelta, in questo caso sono andato nel mondo dello sport e ho visto che non c'è nessun calciatore. E io ho scelto Diego Armando Maradona. Ah, grande! Ho scelto Diego Armando Maradona e me lo sono immaginato con la maglia dell'Argentina nei mondiali dell'86. Quindi mi sembrerebbe una bella figura che la Funko potrebbe produrre,
e potrebbe trovare tanti appassionati. No, bello, non ero ancora nato, tiro. Quindi Diego Armando Maradona, comunque in versione sportiva, non adesso, perché sennò non ci starebbe nel box. Andiamo avanti, ok. Il mio prossimo personaggio invece è Alan Grant. Chi è Alan Grant? Sapete chi è Alan Grant? Non sai chi è Alan Grant? No. Alan Grant è uno dei protagonisti, o il protagonista principale, del film Jurassic Park. Del primo film. Ok, vedi, non mi ricordavo il nome, però è il paleontologo allergico, diciamo, alla tecnologia, che infatti detesta i computer, eccetera, eccetera, che compare forse anche nel terzo episodio di questa saga cinematografica, ed è il mio preferito del film, di quel film in particolare, perché avevo anche l'omino, giocavo appunto con questo. Quindi ha fatto breccia nel tuo cuore il primo Alan Jurassic Park. Sì, perché l'ho visto 200.000 volte, quindi. Pensa che ero andato a vederlo al cinema, il primo Jurassic Park, e sono rimasto allibito nella scena in cui si vedono i primi dinosauri che appaiono nel prato. Io invece non sono andato al cinema a vederlo perché ero troppo piccolo e mia mamma non voleva. Pensa che ho anche limonato al cinema. Mentre c'era con tua mamma. Una parola. Ecco perché non voleva che andassi al cinema. Quarto Funko Pop che ho scelto è un personaggio che arriva dal mondo dei videogiochi, mm-hmm. e mi domando ancora perché non l'abbiano prodotto, perché è uno dei personaggi più famosi che il mondo videoludico ci ha presentato nel corso degli anni, e sto parlando di Mario Bros. Di Mario Bros, e questa cosa mi è venuta in mente vedendo un video su YouTube di una ragazza che faceva un Funko Pop customizzato, e devo dire che il risultato finito di questa ragazza è stato veramente impressionante. Quindi complimenti a questa ragazza, anche se sinceramente non l'ho visto. Sì, guarda, poi se volete possiamo magari mettervi il link sotto se vi interessa, perché così avete idea di come potrebbe essere Mario Bros in versione pop. Ok, il mio ultimo personaggio che vorrei è appunto un giocattolo, un altro giocattolo di quando ero bambino, perché a un certo punto devo cominciare a scavare nel passato. Vuol dire che l'infanzia è una è turbolenta. È una fonte inesauribile, sì, di personaggi. Non lo so, pensando alla mia infanzia, una cosa con cui giocavo era Action Man, i pupazzi di Action Man. Fighi questi qua. Non ero un bambino particolarmente violento, però giocavo parecchio con questi pupazzoni muscolosi così e... Beh, ogni generazione ha avuto un suo personaggio in cui appunto poteva rispecchiarsi come eroe. Tu hai avuto Action Man, io ho il Jim. Sì, sono sempre lì comunque. Diciamo che i personaggi sono quelli. Come te lo immagini il tuo Action Man vestito? Non lo so. Non so, da muratore. Taglio qua, ecco, mi è venuto in mente da Village People, non so. Al di là della corporatura, che comunque non era la parte più significativa per me, era il taglio sulla faccia. Questo taglio sulla faccia che mi colpiva. Cominciate a pensare anche voi quali potrebbero essere i vostri Funko Pop che vorreste. E diteci se i nostri in qualche modo corrispondono, vi piacciono, diciamo, o comunque li condividete. Alle vostre idee. E io per il mio quinto ho preso spunto dal mondo dei cartoni animati, un cartone animato che mi ha accompagnato durante la mia adolescenza, diciamo infanzia e adolescenza, ed è un personaggio che arriva dal mondo dei Cavalieri dello Zodiaco. Tu li vedevi? No, in realtà no. Appunto sceglierei Phoenix perché è il personaggio che mi piaceva di più. Phoenix, tra l'altro, fratello di Andromeda. Uno poteva sembrare molto macio, Phoenix, l'altro molto meno femminile, macio, Andromeda, molto meno macio. Ed era appunto uno dei personaggi di Cavalieri dello Zodiaco. Se non l'avete visto il cartone animato, guardatelo perché è veramente molto bello. Guarda, sembra molle. Anche queste scelte devo dire che mi sono piaciute parecchio. Belle, belle, anche le tue. Mi sono proprio... anche Bud Spencer e Terence Hill, quelli mi hanno colpito. Perché... Te li guardavo spesso poi. Perché poi ho pensato a questa cosa. Di solito fino adesso abbiamo fatto solamente due puntate dei Funko che vorrei e sono sempre stati personaggi singoli. Questa volta il double pack mi è venuto in mente così. Ho detto, ma sì, possiamo bello. Guardate, prima di salutarvi vogliamo solamente enunciarvi, vogliamo solamente dirvi che ci saranno... novità in arrivo, grandi novità, succose novità. Esatto, ci saranno dei nuovi format, forse ve l'avevamo già detto in un altro video, ma ve lo ripetiamo, quindi sintonizzatevi, rimanete sul canale 2STI, iscrivetevi, cosa molto importante, e noi ci vediamo al prossimo video. Saluto. Come saluto? Quindi ragazzi, alla prossima, ciao! Un saluto da Stefano, e tutti sei già salutati, ciao!